15 giugno 1864, fondazione della Croce Rossa Italiana. Nasce ufficialmente a Milano il Comitato dell'Associazione Italiana di Soccorso per i militari feriti e malati in tempo di guerra, poi denominata Croce Rossa Italiana. Presidente è Cesare Castiglioni. Nessuno più di lui riesce a coniugare le istanze di medicina sociale professate dall'associazionismo medico della seconda metà dell'Ottocento e la filosofia umanitaria di Henri Dunant, il filantropo svizzero che 5 anni prima, dopo la sanguinosa battaglia di Solferino, aveva lanciato l'idea di un soccorso internazionale apolitico per i militari feriti. Con la conferenza diplomatica e la firma della prima convenzione di Ginevra, nell'agosto 1864, viene sancita la neutralità dei servizi igienico-sanitari degli eserciti e dei corpi di infermieri volontari al seguito, con il riconoscimento di una bandiera ed un bracciale distintivi, uguali per tutti, una croce rossa su fondo bianco. Alla fine dell'Ottocento entrano in scena le donne, attive le prime infermiere volontarie della Croce Rossa americana, giapponese e svedese. Nel 1903 è la Russia a predisporre un corso di formazione dedicato. È già quasi concluso il primo decennio del XX secolo quando il sottocomitato romano della Croce Rossa italiana avvia la scuola delle infermiere volontarie, ospitata nella sede dell'ospedale militare al Celio. Pochi mesi dopo, nel dicembre 1908, il battesimo sul campo. Avuta notizia delle conseguenze del terremoto maremoto che ha colpito Messina e Reggio Calabria, 120 infermiere volontarie provenienti da tutta Italia partecipano ai soccorsi.